un programma in collaborazione con King Holidays. Buongiorno a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Souvenir. Oggi andremo a Malta e lo faremo con Carlo Menegazzi. Ciao Carlo, Ciao, bentrovata. di MCS, ufficio stampa di King Holidays, e lo faremo naturalmente anche con Esther Tamasi, responsabile del Malta Tourism Authority. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, quindi parleremo di Malta. Carlo, iniziamo magari con te. Raccontaci un po' come entra questa destinazione all'interno dei prodotti di King Holidays. Guarda, devo dirti che King Holidays è legata a doppio filo a Malta, perché Malta è stata una delle prime destinazioni proposte già nel 1992, quindi una sfida importante perché al tempo Malta non era ancora famosa come oggi, ma anche una sfida molto entusiasmante perché già negli anni 90 Malta aveva tutte le carte in regola per diventare una destinazione importante sul Mar Mediterraneo e quindi era il cocktail ideale per un tour operator. Devo dire che sulla base di questo sono state proposte diversi soggiorni, diversi tour nel corso del tempo e la destinazione si è imposta a pieno titolo nella hit parade delle destinazioni più amate e più richieste dagli italiani sul Mar Mediterraneo. E allora magari cerchiamo di capire con Esther a cosa è dovuto questo successo. Innanzitutto Malta è un arcipelago di isole, giusto? Sono tre. Giustissimo, Malta è un arcipelago composto da tre isole, Malta l'isola principale, Gozo e Comino le isole sorelle, ha un'estensione di 316 km quadrati e rappresenta in Europa la destinazione con il più elevato numero di monumenti per superficie terrestre. È situata nel cuore del Mediterraneo, a 93 km a sud dalla Sicilia, dunque vicinissima all'Italia, 1 ora e 50 di volo da Milano e 1 ora e 30 di volo da Roma. Ma rappresenta una terra di confine tra Oriente e Occidente. E poi allora a questo punto la sua posizione geografica chiaramente ci regala un clima che anche in inverno credo sia mite, giusto? Esatto, il clima è il tipico clima mediterraneo, caratterizzato da inverni le cui temperature non scendono mai al di sotto dei 16 gradi. Talvolta anche durante il mese di novembre è possibile fare il bagno e grazie a questo sole che splende tutto l'anno rappresenta un vero e proprio pieno di energia per ritemprarsi dai periodi invernali. Fantastico, veramente. Allora, facciamo così, dacci qualche suggerimento su cosa visitare, eventualmente che cosa fare a Malta. Intanto noi abbiamo delle immagini e sicuramente saranno testimonianza di quello che tu ci stai per dire, però raccontaci. Nonostante le dimensioni ridotte dell'isola, a Malta si possono vivere veramente numerose esperienze. Senza dubbio è collegata molto all'aspetto legato al turismo balneare, ma è il fascino della sua storia che la rende veramente una meta speciale. Dai templi di Hajarim Menaidra, più antichi delle piramidi di Egitto, che insieme all'ipogeo rappresentano e sono considerate patrimonio dell'UNESCO. La capitale, Valletta, anch'essa patrimonio dell'UNESCO, che è immersa nel fascino del mito dei cavalieri di Malta, a cui è anche ispirata la concattedrale di San Giovanni Battista, che conserva due tele del Caravaggio. Medina, l'antica capitale di Malta, un mix di arte tra cultura araba e romana. Mentre per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, senza dubbio è da non sottovalutare l'isola sorella Gozo, dove vi è la finestra azzurra, che è una roccia che si estende nel mare aperto, le saline di Gozo. E Gozo è un vero e proprio paradiso per gli amanti dello sport, dove è possibile praticare il rock climbing, possibile praticare trekking, itinerari di mountain bike Fantastico, si può fare tutto. adatti a tutti i livelli, sì. E anche molto rinomata e considerata al secondo posto come la migliore destinazione al mondo per il diving, grazie ai numerosi siti di immersione e le acque limpide in profondità. Diciamo che è un vero mix di attività, il tutto poi elaborato da un calendario ricco di eventi sia a livello culturale che a livello sportivo, ad esempio in programma per il mese di gennaio il Baroque Festival, che è un festival internazionale di musica classica, oppure ancora cambiando genere la maratona a fine febbraio e Quelli ancora.
sportivi. Sì, per motivi sportivi. E ancora una serie di manifestazioni e feste popolari che riprendono un po' tutte le caratteristiche del folklore della popolazione maltese. Perfetto, ti ringrazio per tutti questi consigli e suggerimenti, ma c'è anche qualcosa che lega l'Italia a Malta, o meglio, possiamo dire che c'è un pezzo di Italia a Malta, perché le tele del Caravaggio sono appunto lì, e poi ci sono un sacco di testimonianze anche dal punto di vista religioso che magari non tutti conoscono. La testimonianza più forte è legata al culto di San Paolo, citato appunto negli Atti degli Apostoli. Vi sono una serie di attrazioni da poter visitare, degli itinerari turistici proprio sulle orme di San Paolo. Ancora le catacombe di Sant'Agata con degli affreschi greco-romani. La particolarità e la novità che volevo oggi raccontarvi è un po' legata al 2015. Infatti il 2015 ci sarà i festeggiamenti del grande assedio di Valletta, ovvero la liberazione dai turchi di Valletta. E proprio in occasione di questa festività la città ha subito una sorta di restyling negli ultimi anni, grazie ad esempio a Renzo Piano, con una serie di progetti urbanistici che appunto rivedono la riqualificazione di Valletta e la costruzione del nuovo Parlamento, il City Gate, o dell'auditorium sulle rovine della vecchia Opera House. E diciamo che proprio grazie a questa capacità di Malta di riproporsi nel presente, conservando sempre le sue caratteristiche del passato, è stata nominata dall'OliPlanet nel 2015 al quinto posto tra le migliori 10 città in Europa da visitare. Fantastico, quindi un'occasione in più anche per chi eventualmente ha già visitato questa destinazione per tornare e vedere comunque tutti questi aspetti della città sicuramente nuovi. E allora veniamo a te, Carlo, raccontaci un po' che tipo di viaggi proponete per questa destinazione. Guarda, premesso che Malta resta una delle destinazioni per il mare, balneari più interessanti che ci sono sul bacino del Mediterraneo, in questo periodo ci sono dei bellissimi soggiorni che si possono fare alla Valletta, ma anche nelle altre località turistiche dell'isola. È una destinazione, credo che poi Esther ce ne parlerà, molto forte dal punto di vista dell'artigianato, quindi noi la consigliamo anche per chi deve fare i regali di Natale. Abbiamo delle partenze in novembre, ci sono poi dei ponti, delle partenze per l'Immacolata, proprio per chi vuole fare dello shopping. E poi consiglio anche un bel Capodanno a Malta. Capodanno a Malta è divertente, è un Capodanno caldo, frizzante, insolito e anche abbastanza interessante dal punto di vista economico. Poi naturalmente si possono organizzare soggiorni personalizzati sulla base di quelle che sono le esigenze del cliente, si possono fare circuiti in 4x4 nell'entroterra, crociere in barca a vela o in catamarano alla scoperta dell'arcipelago, escursioni di ogni tipo, quindi veramente tante opportunità per chi vuole vivere una vacanza a 360 gradi, sport, relax, benessere, mare e tanta cultura. E shopping, hai detto. E shopping, noi siamo donne, non possiamo dimenticarci anche di questo aspetto. Certo. Tra l'altro la nostra trasmissione si chiama Souvenir e Esther ci ha portato veramente di tutto e di più a proposito di artigianato, shopping. Raccontaci un po' magari qualche aspetto appunto dei souvenir che ci hai portato. Allora, i luzzi è ovviamente una riproduzione delle imbarcazioni tipiche maltesi, imbarcazioni di pescatori. La caratteristica è l'occhio di Osiride che hanno appunto nella parte che dà verso il mare. E sono presenti in quasi tutta l'isola, ma in modo particolare a Marsaxlokk. Marsaxlokk è un borgo di pescatori che si trova a sud di Malta, e una visita a Marsaxlokk è fondamentale perché ci sono una serie di ristorantini dove poter appunto gustare il pescato del posto. Ancora abbiamo la fragranza di Malta, che sarebbe il profumo tipico di Malta e che riprende un po' tutta quella che è l'essenza dell'arcipelago legata ai profumi della natura delle isole.
isole. I merletti che sono tipici dell'altra isola, l'isola di Gozo, fatti a mano e riprendono proprio la caratteristica dei gozitani legati alle arti e ai mestieri di un tempo. I battenti si trovano sui portoni di tutta, di tutta l'isola praticamente, e tutti tirati a lusso soprattutto nella città di Medina danno un tocco di eleganza. E infine la croce di Malta, il simbolo classico della destinazione, in questo caso in filigrana. La filigrana è una tecnica che è stata importata dai cavalieri di Malta ed è attualmente un prodotto che viene esportato in tutto il mondo. Ecco, fantastico. E poi tu hai anticipato, hai parlato di ristorantini, quindi hai anticipato un po' quella che sarebbe stata la mia domanda. Dal punto di vista della cucina, che tipo di piatti puoi suggerirci? Cosa dobbiamo assaggiare? Allora, gli ingredienti sono quelli classici della cucina mediterranea, ma la particolarità ad esempio sono i pastizzi definiti come uno street food, non sono altro che una pasta sfoglia ripiena con del formaggio di capra, la variante con piselli, ed è possibile mangiarla nei principali bar oppure nelle apposite pastizzerie. Oltre ai pastizzi, una cosa un po' anomala per l'isola è la fencata. Sarebbe un piatto tipico, ovvero il coniglio che viene cucinato, marinato, e vi sono una serie di ristoranti che vengono, delle trattorie apposite dove è possibile degustare solo ed esclusivamente il coniglio, e si trovano a Jar. E ancora la tradizione sempre culinaria della gastronomia, la tradizione culinaria appunto maltese, riporta tutti quelli che sono i prodotti tipici dell'agricoltura, della pastorizia. Infatti ad esempio abbiamo il formaggio tipico di capra, i capperi, i pomodorini, e prodotti. Ottimo. Diciamo. Allora facciamo così, ci hai fatto venire l'acquolina in bocca e andiamo ad assaggiare tutti questi prodotti tipici attraverso le nostre offerte. Capodanno a Malta, partenze da Roma a 457 euro oppure da Milano a 429 euro. Partenze il 29 dicembre con rientro il 2 di gennaio, prezzo speciale souvenir finito, comprensivo di voli di linea da Roma o Milano, trasferimenti da e per l'aeroporto, 4 notti in hotel 3 stelle superior con prima colazione, tasse aeroportuali fino a 50 euro con Air Malta da Milano oppure fino a 130 euro con Alitalia da Roma. Assicurazione, medico, bagaglio, annullamento e assistenza in loco. Weekend a Malta, partenze da Roma a 239 euro oppure da Milano a 254 euro. Partenze il 20 novembre oppure 11 e 18 dicembre. Prezzo speciale souvenir finito, comprensivo di voli di linea da Roma o Milano. Trasferimenti da e per l'aeroporto, 3 notti in hotel 3 stelle con prime colazioni, tasse aeroportuali fino a 50 euro, assicurazione, medico, bagaglio, annullamento e assistenza in loco. Potete prenotare in tutte le agenzie King Royal Club oppure presso la vostra agenzia di fiducia. Per tutte le informazioni 06 36 21 01 40 oppure kingholidays@kingholidays.it. Eccoci qua, siamo rientrati in studio. Allora Carlo, abbiamo pochissimi secondi, dacci qualche suggerimento. Corsi di inglese per ragazzi, vacanze studio, ma anche per adulti che vogliono perfezionare la lingua con sistemazione in hotel. Fantastico, bellissimo. Allora io Carlo ti ringrazio, ringrazio appunto Carlo Menegazzi di MECS, ufficio stampa di King Holidays. Grazie a voi. Ci vediamo settimana prossima, sicuro. Non puoi mancare. No. E poi naturalmente ringrazio anche Esther per essere stata con noi, Esther Tamasi, responsabile del Malta Tourism Authority. Grazie, sei grazie. Stata bravissima, eri un po' grazie. Emozionata, ma invece sei andata alla grande. Io ringrazio tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento a settimana prossima. Ciao! Un programma in collaborazione con King Holidays.